Volevo correggere con voi l'ultimo esercizio, quello con la funzione di Eulero. Se vi ricordate, vi avevo assegnato, avevo fatto una foto e vi avevo assegnato di leggere quella foto in cui si parlava di un numero che è il numero di Nepero, indicato con la lettera E. Che particolarità ha questo numero? Che è un numero, io qui ho scritto le prime cifre di questo numero, 2,718,2818, puntini puntini, che vuol dire? Che ci sono infinite cifre dopo la virgola. Per questo il numero si definisce irrazionale, che vuol dire che è un numero irrazionale. Un numero irrazionale quando dopo la virgola ha infinite cifre che non si ripetono, cioè non è un numero con delle cifre periodiche, perché il periodo, vediamo, si ripete sempre costantemente, no? Quindi ci sono dei numeri che hanno infinite cifre dopo la virgola, ma che si ripetono sempre allo stesso modo. Invece, i numeri irrazionali sono quelli che non hanno un periodo dopo la virgola, d'accordo? Quindi, se noi adesso vogliamo rappresentare y uguale e alla x, che lo ripetiamo, è la funzione di Eulero, e il numero irrazionale si chiama di Nepero. Nepero. Mentre la rispettiva funzione esponenziale con base E si chiama funzione di Eulero. Ok? Funzione di Eulero. Ora, innanzitutto cosa possiamo notare? Possiamo notare che la base è un numero maggiore di 1, perché 2,71, quindi avrà l'andamento che ci aspettiamo abbia. Vediamo però che valori ha. Quindi assegniamo alla x dei valori. Diamo ad esempio meno 2. Sostituendo meno 2 al posto della x, noi otteniamo approssimativamente 0,14. Nella vostra calcolatrice, se avete una calcolatrice scientifica, in alto a destra dovreste vedere una e alla. Comunque, magari poi ve lo faccio vedere un giorno su Meet. Cioè avete la funzione di esponenziale in base e, quindi riuscite a fare questo calcolo. Poi diamo un valore meno 1, ad esempio, e approssimativamente viene 0,37. Diamo valore 0 e viene sempre 1. Diamo valore 1 e ci verrà 2,72. Sempre questi sono numeri approssimati. E diamo il valore 2 e ci verrà 7,39. Io ho già fatto questi calcoli, per quello sono così sicura. Se ora noi dovessimo rappresentare questi 1, 2, 3, 4, 5 punti nel piano e dovessimo poi unirli, otterremmo questa funzione qui, il grafico di questa funzione. Ce la faccio. Eccola qua. Ok? Sicuramente, siccome è un numero maggiore di 2, questa funzione cresce più rapidamente rispetto y uguale 2 alla x. Bene, adesso vediamo come si risolve l'esercizio che avevamo per casa, che era questo qui, era una disequazione. Era e alla x minore di 2 alla meno x più 1. Ah, scusate, il più 1 era qui. Più 1. Allora, come vedete, qui il problema è questo, è che ho due funzioni esponenziali. Una è
è alla x e l'altra è 2 alla meno x. Allora non conviene portarle tutte e due da un lato, conviene lasciarle così come sono, cioè mi lascio l'esponenziale da una parte e un'esponenziale dall'altra, d'accordo? Ora, che cosa facciamo? Innanzitutto cambiamo 2 alla meno x, cioè facciamo così, e alla x minore di, per la proprietà delle potenze, questo uguale a un mezzo alla x più 1. Ok, ora cosa faccio? Vado prima a rappresentarmi y nel piano cartesiano uguale e alla x, che è quello che abbiamo fatto qui, questo è il grafico, e poi sullo stesso piano cartesiano vado a rappresentarmi quest'altra funzione, un mezzo alla x più 1. Bene, qualcuno dovrebbe chiedersi, ma che funzione è questa? Questa è sempre un'esponenziale, solo che è un'esponenziale traslata. Se proviamo a fare lo schemino di questa, di quest'ultima, vediamo cosa otteniamo. Diamo valori alla x e otteniamo la y. Per x uguale 0, quando la x vale 0, qui cosa otteniamo? Un mezzo alla 0 che fa 1, 1 più 1 fa 2. Per x uguale 1 otteniamo un mezzo più 1 che fa 3 mezzi. Giusto? Quando un mezzo vale 2, che cosa otteniamo? Un mezzo alla seconda che fa un quarto più 1, 5 quarti. Ora, unendo questi punti, vi faccio un attimo un disegnino qui. Allora, se un mezzo alla x dovrebbe avere questo andamento qui. Anzi, qua un mezzo alla x, giusto? Allora, questo qui è un mezzo alla x, quindi questo è y uguale un mezzo alla x. Un mezzo alla x più 1, che cos'è? Prendo questo grafico e con un movimento rigido lo traslo verso l'alto di quanti passi? Di un passo. Quanto questo. Quindi prendo questo grafico e lo traslo. Che vuol dire lo traslo? Che devo poi disegnare la curva identica a questa verso l'alto. Eccolo qui. Questo in celeste sarebbe y uguale un mezzo x più 1. E ora in teoria questa roba torna, infatti per x0, y2 ci siamo 0, 2. Più o meno questo disegno lo sappiamo che non è corretto, è fatto a mano. Per x uguale 1 è circa 3 mezzi, quindi sarebbe 1,5, più o meno doveva venire qui. Ok, io adesso vi ho fatto un grafico con GeoGebra, quindi adesso richiamiamo il grafico, immagine, lo prendiamo, esempio Eulero, apri, eccola qui. Ora, perdonatemi, voglio cancellare questa parte. Ok, questa funzione, questo grafico delle due funzioni lo ingrandisco. Eccolo qui, me lo metto dritto più o meno. Oh. E adesso vedete, in verde ho rappresentato la funzione e alla x, la mia esponenziale, e in arancione è rappresentata l'altra funzione esponenziale traslata di 1. Ok? Ora che cosa faccio? Come al solito, trovo il punto di intersezione, faccio la proiezione sull'asse delle x, chiamo questa proiezione alfa. Poi,
Questa è una alfa, questa è in azzurro. Poi vado a vedere la mia disequazione. Beh, la mia disequazione mi chiedeva di osservare quando è che il grafico di e alla x si trova sotto l'altra funzione. Quindi quando è che il grafico si trova sotto? Bene, il grafico si trova sotto, cioè è più basso, esattamente qui. Vedete che qui si trova più in basso rispetto al tratto arancione? Allora affermerò che la disequazione ha soluzioni per x più piccole di alfa, con alfa che intervallo appartiene? Beh, alfa si trova tra 0 e 1 sicuramente. Non so di preciso quanto sia, ma si trova tra 0 e 1. D'accordo? Fine.